con Moena abbiamo trovato riparo nella tribuna, nella sala stampa dello stadio Benatti. Siamo al centro di una vera e propria tromba d'aria, disastro ovunque. Per darvi un'idea, vi annunciamo che è crollata addirittura la torretta che serviva per le riprese televisive. Fuggi in generale, in questo momento vi stiamo dando delle notizie frammentarie e la speranza è che non ci siano feriti, però insomma la situazione è di alto allarme. Il Genoa Village, da quel pochissimo che possiamo vedere, non esiste quasi più, ha subito ingenti danni, però insomma l'importante è che tutti siano tratti in salvo. Ricordiamo che all'inizio della partita c'erano almeno 500 persone sulle tribune, sembrava tutto normale, tutto regolare, tant'è che le squadre sono assolutamente entrate in campo. Dopodiché si è alzato dalla nostra postazione verso la destra una nuvola di sabbia e poi via via tutto il delirio che ne consegue. Adesso la speranza è che la tempesta sia passata e poi cercheremo magari di andare a ricostruire quello che è successo, però insomma ci sono stati veramente attimi di panico, perché l'intensità della tromba d'aria è stata veramente notevole. Laura? Allora, cerchiamo di farvi vedere quello che sta accadendo fuori. Adesso il vento sembra che sia un po' diminuito. Vedete i tifosi che erano sugli spalti, che stanno adesso è un po' diminuito il temporale perché si stanno allontanando. E noi siamo al coperto, dovete calcolare che sono queste strutture, per cui comunque quelle che sono. Vedete i tifosi? Proviamo a farvi vedere quello che si riesce a vedere da fuori, da dentro. Vedete le persone che corrono. La bandiera, avvolti nella bandiera del Genoa, insomma un'esperienza. Scusate, grazie. Adesso proviamo a farvi vedere fuori quello che se riesce a vedere fuori quello che accade, vi portiamo fuori. No, adesso non riusciamo a passare. Scusate, sono momenti in cui siamo tutti. Venite con voi, vedete che c'è anche l'Asquez qui. Noi vedendo qui dentro perché siamo noi. No. Vedere. Vi aggiorniamo prossimamente.